Il tessuto Vienna classico, originario, inventato alla metà del 1700 in Cecoslovacchia, si ottiene intrecciando opportunamente sei fili della buccia della canna d'India, due verticali paralleli affiancati, due orizzontali affiancati, una diagonale che parte dall'angolo destro anteriore e una diagonale che parte dall'angolo sinistro posteriore. Per imparare a fare il tessuto Vienna, nell'istituto che ho frequentato io, si faceva fare con lo spago, usando un ago apposito. Questo consentiva di acquisire la tecnica e di disfare ogni volta che si faceva un errore, perché la didattica era disfa, disfa, disfa. Non è complicato il lavoro in sé, bisogna imparare a usare opportunamente la materia prima e dosare il tiraggio. Praticamente alla fine, anche se non si tira granché, suona come se fosse un tamburo, perché la trazione di 100 fili, ecco, per esempio adesso devo fare il tiraggio qua, così, che mi consente la giusta trazione. Una volta terminato il tessuto, si ottiene una tela con fori ottagonali. Al lavoro ultimato, i fori vengono coperti con un filo di canna d'India cucito da un altro filo di canna d'India in ogni foro.